Questa ragazza è la reazione che ho avuto quando ho visto Alta Infedeltà puntata Jerry con me. Ops! Alta Infedeltà, real time. Shh, vieni qua! Ma chi è questo? È il vero. Non se l'aspettava una roba del genere. Ma tu sei vero? Si è fatta ritrovare mezza nuda, tutta ricoperta di sushi, una roba eccitantissima. Ho iniziato a mangiare un po' di sushi e poi abbiamo fatto l'amore. Dai, è giù! Vai, va, sta a fare l'attore, l'attore porno. Dopo lei si è addormentata e io, zitto, zitto. Va, 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 va. Jerry, come sempre, prende un piccolo souvenir di Cavolo, vieni a vedere! Il souvenir! Caga! Sono sposati da 4 anni e si sono conosciuti grazie al gestisce giri turistici guidati nelle principali città italiane e Jerry all'epoca aveva in gestione una trattoria. Facciamo un accordo per far pranzare tutti questi nella mia trattoria e lei non mi ha resistito. Io ho imparato da Jerry a godermi un po' di più la vita e lui ha imparato da me ad impegnarsi sul lavoro. Da sempre volevo aprire un ristorante tutto mio e Marina mi ha aiutato a realizzarlo questo sogno. Io ho messo a disposizione un locale ad un prezzo davvero ridicolo di proprietà della mia famiglia. No, su 31! Di alta cucina, pieno di bella gente, di belle donne che prima erano... Vai, vai, qua! Poi ho deciso di mettermi con Marina. E ho messo la testa a posto. Lui avrebbe fatto crescere il ristorante ed io mi sarei dedicata completamente alla famiglia e ad un figlio. Eccomi. Il programma di Jerry e Marina procede alla perfezione. Perché dopo appena 2 anni di matrimonio ho scoperto che Marina mi tradiva con una delle sue guide turistiche. Non lo sei tu? No, lei, ascolta, ascolta che dice. È stata davvero una grande stupidaggine. Quindi lei su qui me, adesso lei mi tradisce. Ero davvero stressata per il mio lavoro. È stato l'unico momento di debolezza della mia vita. E l'ho pagato carissimo. Ci siamo stati per 2 mesi e poi... E vedi, caccia a cadere, Luca Paolo Rossi. Da quel momento in poi qualcosa dentro di me è cambiato. Qualcosa si era veramente rotto. Smettere di pensare al tradimento di Marina... Ho cominciato ad andare con altre donne. Conosci una donna, ci andavo a letto qualche volta e poi sparivo. Senza braccialetti! Mi portavo via un qualcosa. Perché ogni volta che... Qualcosa che mi ricordasse la donna. Per fare quello che ha fatto lei, io faccio stessa roba, però io rubo le cose ogni volta che vado con lui, gli rubo una cosa. Una compresa, una scatola chiusa con il lucchetto nel mio garage. Una mattina di marzo, Jerry, al bar con il suo amico Marco, individua una nuova presa per la sua collezione. A un certo punto ho visto una ragazza seduta da sola molto carina. Eppure se quel giorno era il mio anniversario di nozze, non ho saputo resistere. Si avvicina a questo tipo e mi chiede, scusa, siccome voglio prendere il caffè da solo, posso sedermi con te? Lei mi fissa qualche secondo e io allora insisto, le do la mano e mi presento. Mi presento come Francesco. Chi c'era? Quella che racconta la mia. Fu molto gentile, molto simpatico, anche molto curioso. Lei mi dice che ha 30 anni, che è un avvocato di uno studio importante. Io le dico che sono un medico, divorziato e senza figli. Mi fece un sacco di domande sulla mia vita personale, soprattutto su quella sentimentale. Guarda lo sono carello! Ma lo sveglia da allora? Molto spesso deluso in amore. E quindi io... Abbiamo vivo prima? Ah, madonna mia. Alla fine io no. Le stavo per chiedere il numero e invece mi ha chiesto... Come? Perché sulla bocca si vede. Quindi non vedevo l'ora che mi chiamasse per conoscersi meglio. Portata a termine l'ennesima conquista, Jerry torna a casa e come se nulla fosse festeggia l'anniversario di matrimonio con sua moglie. Io gli ho regalato un orologio, lui faceva la collezione di orologi. Poi lui mi ha portato di nuovo. Eccomi di nuovo. Per darmi il mio di regalo.
Lei si lamentava. Reveva. Non poteva fare attività fisica. No, è un film, è un film. Una bicicletta per andare in ufficio. È stato un bel regalo. Perché la verità è che sta qui a casa con te io. A pensare e a soddisfare un mio desiderio, una mia esigenza. Il mio regalo le piace un sacco. E cominciamo a baciarci e a fare l'amore lì nel garage. Eccala! Dai sul motorino! Avanza, ma che avevo mangiato? Sembra strano, ma io... Un vitello? Marina, mi piaceva veramente fare l'amore con lei. Eppure se andavo con altre donne. Da quando avevo? Fai, figa! Ma è lui non è iniziato a... Sì, eccomi! Col tempo è diventato... L'ultima mira è Simona, un avvenente avvocato. Ed una mattina Jerry riceve un suo messaggio. Da cena, ed era chiaro l'intenzione che aveva. Quindi mi sono organizzato con il mio socio, come al solito, e quella sera al ristorante restò lui. Abbiamo fatto una cena. Senti la storia, E poi... Aridaglie, checca! Come quella di mangiare il caffè? Sì, brutta come la fame. Tutte brutte erano. Senza salvaggio. Devo dire che non fu affatto male. Veramente. Però era... Eh? Era un po' strana. Mi facevo un come? Sacco di domande sulle mie esperienze passate. Una cosa sì, abbastanza veloce. Dimenticabile. Io mi sono frequentata poco dopo, infatti. Ovviamente, per andarmene, io volevo, come al solito, prendere un piccolo souvenir. Lei... Ca! No, mi pensavo fosse così. Avete visto cosa che era figata? Figlio di Simone, non stavo per svegliarmi. Che ho il turno in ospedale. Il turno in ospedale, poverino. Fai il disegno, papà. Deve essere dura lavorare tutta la notte. Ma non mi sento come mi stavo prendendo del culo. Io già l'avevo vista strana, quindi avevo proprio deciso di non vederla più. Prima il piacere e adesso il dolore. Questa fu la sua originalissima battuta per uscire di scena. Un pomeriggio. Come? Rientro in casa con la posta. Ma io così è bello, così. Al massimo così, no? No, ma anche no. Le prese con una telefonata di lavoro. Guarda qui, Quindi... Cioè, guardate la trama, che figa la trama. Ma forse tira fuori una carta di identità. Sì, amore, certo. Ho fatto una faccia. Nemmeno avessi visto un fantasma. Dentro ci stava la mia carta di identità. Amore, ma tu che mangi? Scritto. È sicura di sapere che è davvero suo marito? Cosa pare qua? Lui mi fa un sorrisino e poi un cenno, come per dire... Dopo te lo dico. Vedi, io faccio dopo te lo dico, vedi. Sono andato a buttare la busta.